Farvi andare più veloci è il preciso obiettivo che in Zip abbiamo da più di 30 anni. E la tecnologia Hookless è il prossimo sviluppo di quell'obiettivo per le nostre ruote da strada. Se fate mountain bike, probabilmente conoscete già la tecnologia Hookless. Ma se la cosa è per voi nuova, vi starete probabilmente domandando: come fa la gomma a rimanere nella sua sede? Per prima cosa, c'è la pressione dell'aria. Quando gonfiate la gomma, l'aria spinge in tutte le direzioni, una volta che i talloni della gomma sono nella loro sede sulla superficie del tallone. La gomma è a quel punto bloccata con sicurezza sul cerchio. È lo stesso funzionamento dei cerchi della vostra auto o della moto, oppure di un jumbo jet. Sono tutti hookless, senza un cino di ritenzione. La European Tire and Rim Technical Organization, conosciuta anche come ETRTO, stabilisce gli standard di fabbricazione per la tecnologia hookless che vengono adottati a livello internazionale. Realizziamo i nostri cerchi secondo lo standard ETRTO con una tolleranza di più o meno 0,1 mm, la sezione di un capello, in modo che le gomme e cerchi che rispettano l'ETRTO possano lavorare insieme perfettamente. All'interno della normativa standard, i limiti ETRTO di gonfiaggio sono fissati ad un massimo di 73 PSI, 5 bar, che può sembrare poco, ma ci arriveremo. È per la sicurezza e, che ci crediate o no, per la velocità. Sì, con il sistema hookless, un cerchio più largo e una pressione dell'aria inferiore fanno realmente andare più veloci. Questo succede perché viene ridotta la perdita di potenza causata dalle vibrazioni. Il nostro cerchio hookless, usato con pressioni dell'aria inferiori, rende più facile al ciclista la marcia su fondi sconnessi. Su una superficie sconnessa a 32 km orari si possono risparmiare fino a 50 watt di potenza. Cerchi più larghi con pressioni dell'aria inferiori non solo migliorano l'efficienza di marcia, ma forniscono un maggiore grip in discesa, in curva e una guida migliore in condizioni di bagnato. Con il nostro cerchio più largo, la copertura crea una superficie di contatto al suolo più larga e più corta. Si produce una minore deformazione della copertura e si diminuisce la resistenza al rotolamento. Dunque, la maggior parte della potenza che si esprime sui pedali viene trasformata in velocità. La nostra tecnologia hookless crea anche una superficie più fluida e più aerodinamica nel punto di contatto tra gomma e cerchio. Più del 15% della resistenza aerodinamica totale viene creata dalle ruote. Il sistema hookless può aiutare in modo drastico a diminuire quella cifra. Questi cerchi fanno andare più veloci anche perché sono notevolmente più leggeri. La coppia delle nostre ruote hookless è 300 grammi più leggera delle ruote dalle quali derivano. All'incirca il peso di un barattolo di crema al cioccolato che non vi porterete dietro. Questo design ci consente di comprimere ulteriormente il carbonio, utilizzare meno materiale e rendere allo stesso tempo il cerchio ancora più resistente. Quindi avrete un cerchio più leggero, che permette un controllo migliore e che riesce a trasferire una quota maggiore della vostra potenza per farvi andare più veloci. Questa è la tecnologia hookless. È Zip, farvi andare più veloci!